Il nostro primo giorno a Bali, detta anche l'isola degli dei. Siamo in particolare a Seminyak, una delle località balneari più rinomate. Il nostro viaggio in compagnia delle nostre amiche Angela e Letizia è stato organizzato in collaborazione con Ada Giannattasio di Vivere e Viaggiare Taranto, con Pande Virta, organizzatore guida sul territorio, e il suo collaboratore Bento, che ci hanno fatto conoscere e apprezzare le bellezze dell'isola degli dei. Di Bali, chiamato anche Wali. Wali, se tradurrà in Italia, vuol dire rito, perché a Bali tutti i giorni noi balinesi fatto poco rito. Forse hai visto tanti l'offerta con incenso nel questo albergo. Ah, noi fatto due volte anche al giorno, di mattina anche di sera. Senza il Dio noi balinesi non può vivere. Noi abbiamo tanti dei, però solo tre dei molto importanti per noi. Quello Dio si chiama Brahma, Vishnu, Shiva. Dio di Brahma è quello un Dio di creatore, Vishnu Dio di protettore, Shiva Dio di distruttore. Oggi, primo giorno di escursione, stiamo al tempio di Thanan Lot, un bellissimo tempio induista a 100 metri dalla costa a sud-est di Bali. Fu costruito da un sacerdote nel XVI secolo ed è dedicato agli spiriti guardiani del mare. Si crede sia sorvegliato da velenosi serpenti marini. Scogliere, sabbia bianca, onde azzurre. Siamo nella bella spiaggia di Padang Padang, a sud di Bali. Meta di livello mondiale per gli amanti di surf. Ci sono onde altissime, circa 3 metri, simili a quelle hawaiane, soprannominate Pipeline. Ed ora una pausa relax, fresco latte di cocco. Siamo a Uluwatu, un suggestivo tempio dedicato al dio della tempesta Rudra. Si trova su una scogliera di 70 metri a picco sul mare ed è uno dei luoghi più belli per godere dei suggestivi tramonti dell'isola. Il tempio di Uluwatu è il luogo ideale per osservare da vicino le scimmie e i loro buffi comportamenti. Si raccomanda di non guardarle negli occhi, di non dar da mangiare e di stare attenti ad occhiali e macchine fotografiche. Ci vuole un attimo perché se ne possono appropriare. Faccio vedere una danza, si chiama danza kecak, e i turisti famosi chiamato danza di fuoco. E loro la storia è famosa a Bali, si chiama Ramasita, in Italia come Romeo e Juliet, come la storia di amore. Sì. Yeah.
La danza del fuoco ha una caratteristica, non è accompagnata da un'orchestra, ma da un cicaleccio di sottofondo, ora veloce, lento, ritmico, melodioso, lamentoso, prodotto da un coro di 40 uomini che ripetono in una sorta di mantra la parola ketchup, ketchup, ketchup. La suggestiva danza balinese narra la storia d'amore tra il principe Rama e la sua principessa Sita, descritta nel poema epico Ramayana. Il principe Rama salva l'amata moglie Sita, rapita dal malvagio re Ravana. Per concludere la serata, una bella cena a base di pesce sulla spiaggia di Jimbaran. Ciao! Ciao! Calamari e gamberi! Ok!